La facciata di un edificio non è un disegno applicato sopra una costruzione, è invece un aspetto della sua medesima struttura. Gio Ponti, Casa Marmont, 1934, a Milano in via Gustavo Modena. Secondo Ponti, il progetto rappresenta il raggiungimento di importanti risultati in ambito di edilizia e tecnica dell'abitazione. Una casa pensata come dimostrativa della possibilità di un'edilizia cittadina felice. Scrive Gio Ponti: nessun alloggio, anche se piccolo, deve mancare il beneficio di un grande balcone o di un terrazzo, e grazie a ben studiati arretramenti non devono essere concepiti solo come elementi architettonici delle facciate, ma anche come elementi dell'appartamento. Ogni abitazione è attrezzata con armadi a muro. Un arredamento è stato pure predisposto per la portineria, evitando che il portinaio vi porti la propria superlettile. Tutto ciò deve essere dato dalla casa, concepito nella costruzione. Gli ultimi due piani risolti come un'unica villa terrazze. Oggi il piano principe è l'ultimo. Bisogna che più abitazioni raggiungano il tetto. Questo mobile, progettato per una stanza dell'ultimo piano principe, si presenta in radica di noce con gli ornamenti a traliccio in oro. Il mobile costituisce un importante indice della comprensione e dell'interpretazione delle coeve esperienze razionaliste di Ponti, e quindi il superamento del repertorio di ispirazione classica, che costituì una rilevante evoluzione nel percorso dell'architetto. Il motivo griglia ripropone e ritraduce in legno quello della ringhiera dei balconi. Apprezzabile è il rapporto, il contrasto instaurato tra le superfici aperte e quelle chiuse, e tra i valori di piano e valori di superficie viene rappresentato pienamente il dialogo tra architettura e arti applicate. La raffinata scelta e costruzione della lastronatura, con un motivo curvilineo a intarsio, concepito in modo tale che il materiale di rivestimento risulti come struttura dell'immagine e non solo come decorazione.